Il primo consiglio comunale di Mazara del Vallo dopo le vacanze di Natale si apre con il consigliere Gilante che ha annunciato la possibilità di una bancarotta al comune di Mazara del Vallo. Di cosa si tratta, a cosa si riferiva? No, io è da anni che faccio una battaglia perché è assurdo che oggi la crisi è soltanto da parte degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti. Guarda, è ora di finirla. Non è normale che ci sono delle paghe astronomiche per quanto riguarda dirigenti e impiegati comunali, quando sappiamo benissimo che il lavoro che fanno non è, diciamo, attinente allo sviluppo del lavoro che viene percepito. E cioè, come le lamentele da parte dei cittadini sono enormi e i problemi non si risolvono, quindi vorrei capire io tutti i premi raggiunti da parte dei dirigenti, da parte di capi settori, da parte di posizioni organizzative, da dove vengono e come vengono, cioè chi fa i controlli nel raggiungimento degli obiettivi. Ci sono lamentele da parte di tutti, da parte di imprenditori edili, da parte di dirigenti scolastici, tant'è che io ho l'intervento forte che ho fatto in consiglio comunale è perché non si riesce a risolvere ancora una volta l'amianto vicino a una scuola è da un anno. Capisco io la politica che non so l'incapacità magari di risolvere quel problema, ma le lettere fatte da parte dei dirigenti scolastici o anche dai cittadini vanno negli uffici dei dirigenti, lasciando stare poi la politica. Loro devono lavorare significa risolvere il problema dei cittadini. Cioè io non posso essere fermato per strada da parte dei imprenditori edili e dire che praticamente non possono cominciare un lavoro perché da 3 mesi, da 4 mesi che hanno la pratica bloccata al comune di Mazara del Vallo. Cioè io non posso essere fermato dal dirigente scolastico e sentirmi dire che c'è da un anno la richiesta fatta per sistemare 2 montagne di terra all'interno della scuola. Cioè tra qualche giorno è primavera, i bambini devono uscire. Cioè attenzionare i problemi dei cittadini. Qua mi sembra che si attenziona soltanto il raggiungimento degli obiettivi per una spartizione di denaro che non mi sembra nemmeno corretto per il servizio che viene dato alla città. Poi per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto attinente a quella cioè, dico io, l'incapacità poi da parte di alcuni, se sono consulenti o dirigenti, diciamo, a portare avanti le iniziative di alcuni grossi imprenditori di Mazara del Vallo, c'è stata, c'è tutta, quindi non si sa ancora oggi se arrivano in continuazione debiti fuori bilancio. E i debiti fuori bilancio li paga il comune di Mazara del Vallo. Il comune di Mazara del Vallo siamo noi cittadini, quindi io vorrei capire come mai arrivano tutti questi debiti fuori bilancio. A proposito di questo, lei diceva proprio all'inizio del suo intervento che su 50 punti circa 40 sono tutti debiti fuori bilancio. Da dove arrivano? Sì, e lei ha perfettamente ragione, ma io le posso far vedere l'ordine del giorno. Ci sono debiti fuori bilancio di qualsiasi genere, di qualsiasi maniera, tutte gente che fa denuncia al comune perché magari va a finire dentro una buca con la macchina, o che vengono, diciamo, aggrediti da cani randaggi e quindi tutta questa è una situazione che oggi è nell'assurdità, perché si possono risolvere questi problemi. Cioè andare a spendere una certa cifra per chiudere le buche, cioè si fa prima di andare a pagare milioni di euro ai cittadini per i danni poi fatti, quindi è nell'assurdità totale tutto questo. Secondo me con pochissimi soldi si possono risolvere i problemi, invece qua mi sembra che c'è un ingranaggio fatto in maniera tale di sperperare sempre il denaro pubblico, quindi poi alla fine è questo. Si moltiplicano le discariche di amianto, ma si moltiplicano anche i cani che creano problemi. Guardi, su questo tema io le posso dire una cosa, che essendo in Commissione Sanità siamo stati nella struttura del canile e posso dire con certezza che per quanto riguarda il comando della Polizia Municipale guidata da Passanante hanno fatto un buon lavoro. E ci sono delle anomalie che non riesco io a capire, perché sembra che i cani che c'erano in città, che sono stati, diciamo, da un certo punto di vista attenzionati e quindi ritirati da parte del canile, sembra che ci sono ulteriori cani che non si sta capendo se vengono di una provenienza diversa, diciamo, alla città di Mazara del Vallo, e quindi c'è un'attenzione particolare su questa cosa e di determinata importanza seguire questo tema, perché parlando io con il comandante Passanante mi diceva, e vedevo lì poi con un sopralluogo, che erano abbastanza risolti certi tipi di problemi. L'anomalia sta lì poi, il capire il perché
come ci arrivano questi cani, come si sono aggiunti questi cani, e quindi questo è un interrogativo che ancora oggi ci chiediamo un po' tutti. Speriamo che ci sia qualche controllo in più e capire e attenzionare quest'altro problema. Una domanda che mi fanno in molti sui cani randaggi: è vero oppure no che sono microchippati i cani mazzaresi? I cani mazzaresi, a quanto pare, a quanto si dice, sono microchippati. Il problema è: sono tutti cani mazzaresi? Perché se sono tutti cani mazzaresi, allora, come dice il sindaco, bisogna stare tranquilli. Ma comunque di stare tranquilli c'è ben poco, perché o microchippati o non microchippati, se devono aggredire una persona, l'aggrediscono lo stesso, quindi al di là se poi sono microchippati, quindi c'è da attenzionare. È un problema serio, perché mi è capitato di vedere gente passeggiare in bicicletta ed essere aggrediti dai cani, quindi c'è da attenzionare la cosa. Io mi auguro che il buon lavoro fatto da Passanante con i suoi collaboratori continui diciamo a risolvere fino a che punto il problema dei cani. Assessore, come rispondere alle accuse alla fine del consigliere Gilante, il quale continua a dire che comunque il problema dei cani randaggi non è stato ancora risolto bene? Il problema è noi dobbiamo dire una cosa: il canile si è fatto, c'è un canile che tutti ci elogiano, si è stato fatto un buon lavoro, mai a Mazara c'era un canile. I cani randaggi sono parecchi, però c'è un servizio che funziona, è logico che bisogna ampliare, bisogna migliorare questo servizio, però si è fatto molto e si fa molto per i cani randaggi. Non è vero che, è logico che ci sono parecchi cani, però si cerca di migliorare questo servizio, sicuramente si migliorerà e troveremo altre soluzioni per i cani randaggi. Altra problematica messa in luce è quella dell'amianto, l'amianto vicino alle scuole, e di questa mattina anche la notizia del ritrovamento di amianto anche nella zona di Tonnerella. Come affrontare questo problema? Allora, come affrontare il problema? Innanzitutto dobbiamo invitare tutti i cittadini mazzaresi a non abbandonare l'amianto, perché voi non avete idea quanto amianto si leva, quel comune ha dei costi per l'amianto. La gente butta per le strade, vicino alle scuole, la cisterna, l'amianto, però no, il comune. Voi, se volete, andate all'ufficio tecnico, chiedete dell'ingegnere, l'architetto Alberto Ditta, dirigente del settore, vi prende tutto l'elenco degli interventi giornalmente che si fanno per lo smaltimento dell'amianto vicino alle scuole. Quando noi abbiamo una segnalazione dei vigili urbani di un cittadino, la prima cosa che facciamo è chiamare il funzionario competente, bisogna reperire subito le somme, perché levare l'amianto costa. Attenzione, i cittadini devono sapere che le ditte specializzate sono poche e l'amianto si paga a chile, per cui immediatamente l'ufficio tecnico deve attivare la ragioneria per l'impegno di spesa. La burocrazia, purtroppo, perché non è a casa mia, io domani mattina parto e vado a levare l'amianto, prima immediatamente bisogna reperire le somme, fare l'impegno di spesa, chiamare le ditte che sono 3-4, quindi questi tempi tecnici ci vogliono. E non è vero. E noi sistematicamente, non appena riceviamo una telefonata o una lettera di invito urgentemente, specialmente vicino alle scuole, guarda, e li abbiamo fatti tutti e li faremo tutti, è arrivata questa segnalazione del consigliere Gilante, immediatamente domani mattina mi attiverò io, chiamerò il dirigente, chiamerò il tecnico responsabile e subito ci attiveremo per levare. Lanciamo invece un messaggio alla cittadinanza: a chi devono rivolgersi al comune appunto per poter smaltire l'amianto che magari hanno a casa, non sanno dove metterlo? Se non hanno, ci sono delle ditte specializzate, che mi sembra sono 3 ditte specializzate che possono smaltire l'amianto. C'è un elenco, credo, il comune ce l'ha. Si rivolgono al comune, il comune dà l'indirizzo di queste 3 ditte e loro scelgono a chi rivolgersi a smaltire l'amianto proprio, e invece di buttarlo vicino alle scuole, buttarlo per le strade. Basta rivolgersi al comune, all'ufficio tecnico comunale, che il dirigente responsabile le fornisce i nomi delle ditte abilitate, o al signor Terranova, che ha l'elenco delle ditte di fiducia che svolgono questo lavoro, e gli diamo tutti gli indirizzi possibili per fare questo tipo. Sarebbe tutto comunque a spese del cittadino in questo modo, giusto? È logico, perché il cittadino purtroppo deve smaltire l'amianto.
Ecco perché lo buttano nelle strade, perché smaltire l'amianto costa. E allora noi siamo incivili da questo punto di vista, per cui lo buttiamo in mezzo alla strada, è così. E il comune prende sempre rimproveri, attacchi, l'amianto, ma amianto ogni giorno, ogni mattina c'è gente che butta amianto nelle strade e nelle zone periferiche. Anche zone periferiche l'abbiamo bonificato, noi parecchi interventi, però ripeto, io non sto dicendo fesserie. Ci sono dei progettini di amianto, dei progetti, basta rivolgersi, do nome e cognome, al dirigente architetto Alberto Ditta, al geometra Alberto Gancitano, e loro forniranno l'elenco completo di tutti gli interventi periodici che abbiamo fatto, parecchie, centinaia e centinaia. Quindi non è vero che non siamo attenti a questa cosa. Quindi altra accusa sempre posta dal consigliere Girante che abbiamo sentito poc'anzi riguardava negligenza da parte del personale comunale. Cosa ne pensa lei di quanto affermato anche in consiglio comunale dal consigliere Girante? Allora, il consigliere Girante che parla di negligenza non conosce la realtà, in che senso la realtà? Il comune di Mazara è carente di organico, l'organico è sottodimensionato, noi abbiamo poche figure tecniche, specialmente tecniche, che causate pure da molti sono andati in pensione, per cui non c'è stata la possibilità di fare le assunzioni. Fra l'altro abbiamo preparato un piano di assunzione che l'amministrazione sta programmando e quindi si faranno. Per cui noi dobbiamo sapere che c'è una mancanza di personale nei vari uffici, una mancanza di personale. Quindi c'è parecchia brava gente che fa il proprio dovere e qualcuno magari di meno, come in tutti i comuni, c'è qualcuno più negligente, c'è, devo ammetterlo pure io, però la maggior parte degli impiegati e dei funzionari comunali lavorano sotto organico perché mancano i numeri, mancano le figure. E questo, se vedete la pianta organica, vi renderete conto quante figure tecniche, specialmente perché si rivolgeva agli uffici tecnici. Il comune di Mazara è retto da pochi geometri e due o tre laureati, attenzione, è un comune di 60.000 abitanti, manca personale laureato, mancano tante figure. E io devo dire che molti, ricordiamo una cosa, questi nostri funzionari tecnici, in questi 5 anni di amministrazione di Cristaldi, lo sapete quante parcelle abbiamo risparmiato? Causa pure la crisi, perché sarebbe bello dare incarichi agli esterni, ma tutti i progetti che si stanno realizzando e che abbiamo programmato sono stati portati avanti da tecnici comunali, che avendo pure il carico, ognuno ha una funzione, chi ha la fognatura, chi ha l'impianto elettrico, chi ha le scuole, questi pochi geometri che lavorano nel comune di Mazara sono straimpegnati. Vi voglio dire un'altra cosa, il comune di Mazara ha messo in funzione con sacrifici lo sportello unico, il SUAP, che ormai parecchi cittadini presentano la scia e iniziano i lavori. Lo sapete da chi è retto? Da due contrattisti, perché non abbiamo personale, altro personale. Noi abbiamo parecchi contrattisti che sono brave persone e li voglio ringraziare, fra l'altro alcuni al settore urbanistico, Di Giovanni, Lea Giacalone, Francesca Moceri, questi sono contrattisti che fanno un lavoro enorme. Se voi andate lì ci sono progetti, pratiche, giornalmente decine di cittadini che vogliono chiarimenti, che... E purtroppo dobbiamo sapere che l'organico del comune di Mazara è sottodimensionato, per cui causa che gli ultimi anni non sono potuti fare assunzione, e quindi c'è proprio questa carenza, perché dispiace, a tutti dispiace, perché certi servizi non vanno avanti come dovrebbero andare a causa di queste cose, però c'è il massimo impegno e tutti si impegnano. Se voi considerate che il settore urbanistica, che ha un grande lavoro da svolgere, è retto dall'architetto Russo, andate e verificate le persone, vedete la scrivania, 50 progetti giornalmente da esaminare, da smaltire, e chi c'è?
tre elementi, tre contrattisti e un architetto. Anzi, quattro con un architetto che è a 18 ore. Insomma, come si fa a reggere un ufficio con poche persone? Quindi si fa il massimo. Poi, se c'è qualcuno negligente, nome e cognome, lo diffidiamo e lo mandiamo a casa. Diteci il nome, chi è che non svolge il proprio lavoro. E lo mandiamo a casa e poi paghiamo i danni a questo. Perché ricordo che il sindaco Crimi di Salerno una volta si è permesso di licenziare un dipendente negligente e ha pagato lui. Ci assumiamo pure questo impegno, lo mandiamo a casa, diamo l'esempio e poi successivamente paghiamo i danni, non succede niente. Quindi non è colpa nostra e non tutti sono così, poche persone che non svolgono il proprio lavoro, il resto sono persone che io conosco bene, stimo e si impegna, perché conosco il terzo settore, che è questo l'oggetto, il terzo settore che ha un mare di lavoro da svolgere, quindi non sono d'accordo con quello che dice Cilante su alcuni punti principalmente.